226 nuovi contagi da coronavirus in regione nelle ultime 24 ore. Le Marche si sono svegliate oggi con un nuovo picco di casi di Covid-19, perché un dato così sostenuto non si riscontrava dal 21 marzo, ovvero dal pieno periodo di lockdown di esattamente 7 mesi fa. Una cifra che si colloca come il quarto più alto dato registrato da inizio pandemia. Un dato inquietante ed è una preoccupazione che viene solo parzialmente lenita dall'alto numero di tamponi, 2.540, cioè una delle più alte rilevazioni effettuate dal Servizio Sanitario Regionale in tutto il periodo pandemico. Positivo al Covid dunque il 15,2% dei tamponi processati, un dato superiore ai giorni scorsi in cui si era andati sotto al 10%. Dopo gli 89 casi registrati ieri, è la seconda volta in pochi giorni che si superano i 200 casi di crescita nell'arco di 24 ore. Su 226 contagiati, solo 21 sarebbero però quelli che presentano sintomi. Tutti gli altri sono asintomatici. E questo spiega come, nonostante i numeri sostenuti, l'impatto sia ben diverso in termini di ospedalizzazione rispetto ai drammatici momenti di febbraio, marzo e aprile. Fra i 226 contagiati di oggi, la provincia di Pesaro Urbino resta la meno colpita con 26 casi. Se ne registrano invece ben 67 nella provincia di Ascoli Piceno, 53 a Macerata, 36 ad Ancona, 36 a Fermo, mentre 8 sono i casi rilevati fuori regione. E questa mattina, presso la sede della Giunta regionale, il nuovo assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, ha illustrato l'adozione di nuove misure di contenimento regionale dell'epidemia, a cominciare dalla riapertura del Covid Hospital di Civitanova. Il Covid di Civitanova verrà riaperto in un primo modulo con 14 posti, stanno già lavorando e penso che la giornata di domani o dopodomani sarà immediatamente operativa. Questa misura si rende necessaria perché abbiamo un numero di posti di terapia intensiva sotto soglia rispetto alle misure che dovevano essere adottate. Quindi c'è l'urgenza di intervenire per far sì che eventuali ricoveri in terapia intensiva possano essere adeguatamente protetti. C'è un'urgenza incredibile per l'assunzione di personale che non si trova. Dovendo aprire il Covid Hospital, almeno nella prima fase, lo ripeto, è un primo modulo di 14 posti di terapia semi-intensiva, abbiamo bisogno di nuovo personale medico per non sguarnire i servizi necessari alla sanità ordinaria degli ospedali, alla cura delle malattie oncologiche per esempio, piuttosto che alla chirurgia. E quindi il Presidente Acquaroli ha già inviato una lettera al Ministro della Sanità per chiedere l'invio della sanità militare, in particolare della Marina e anche degli infermieri. Le novità per i tamponi è che abbiamo raddoppiato la dotazione dei tamponi. Il problema è che la Regione con il suo personale ne processa solamente 2.200, la domanda è molto più alta, quindi abbiamo chiesto ai farmacisti e ai medici di famiglia di operare in questo senso. Nei prossimi giorni ci vedremo e con il loro aiuto concluderemo anche questo accordo, allargando la platea dei tamponi anche ai bambini che devono rientrare a scuola e a tutte le categorie a rischio, compreso il personale sanitario delle forze di polizia. Poi c'è il capitolo vaccini. Il capitolo vaccini, la Regione aveva ordinati 4.200, noi abbiamo raddoppiato la dotazione a 8.300 e quindi anche in questo caso ci servono i medici di famiglia per un accordo per raddoppiare questo tipo di misure di prevenzione. Abbiamo dato indicazione della direttiva di convocare immediatamente al Servizio Sanità i sindacati della categoria dei medici, perché riteniamo profondamente ingiusto che non siano liquidati le somme relative al rischio, sono somme tutto sommato anche irrisorie. Spero che con il loro aiuto l'amministrazione regionale, la Giunta, il Presidente Acquaroli sia impegnato a liquidare immediatamente questa partita, perché penso che chi rischia la vita, chi si impegna tanto, lo voglio sottolineare, il ringraziamento mio, del Presidente Acquaroli, della Giunta verso l'abnegazione e l'altissima professionalità del personale medico. Però ecco, tutte queste belle parole devono essere riconosciute anche con le misure retributive, remunerative, che non si capisce per quale ragione sono state bloccate da mesi. Noi la prossima settimana, con il concorso dei sindacati, intendiamo concludere e liquidare questi trattamenti al personale che meritoriamente si sta impegnando sulla linea di una guerra contro un nemico davvero pericoloso e mortale.